preso per mano, portandomi via. Piaggio Center a Benevento, in via dei Mulini 108. Le sensazioni che può darti uno scooter Piaggio sono impagabili. Il marchio più famoso al mondo trova a Benevento un punto di riferimento importante. Piaggio Center De Minico, vendita e assistenza Piaggio. Quando si fondono esperienza e qualità, il risultato positivo è garantito. De Minico Piaggio Center, via dei Mulini 108, Benevento. Telefono 0824 357014. Presso il centro commerciale Buonvento, alla Contrada San Vito a Benevento, trovi In Casa. Articoli per la casa, oggettistica, complementi d'arredo, articoli in stile provenzale, liste di nozze e bomboniere. Da In Casa, in esclusiva tendaggi e copridivani della linea Be Quiet. E per le ultime tendenze, da In Casa, il plaid in pile con le maniche. In Casa, a Benevento, presso il centro commerciale Buonvento, in Contrada San Vito, telefono 0824 62019. Entra in casa. Per una casa io. Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com. Un nuovo modo di comunicare insieme. Flower Store, a Casalduni in Piazza Municipio. Fiori, piante, addobbi, allestimenti per interno ed esterno, matrimoni, cerimonie e tutte le ricorrenze. Flower Store è oggettistica, articoli da regalo, bomboniere, partecipazioni e ancora gioielli, Swarovski, è rivenditore della giostra delle metamorfosi. Flower Store effettua consegne a domicilio. Cosa aspetti? C'è Flower Store a Casalduni in Piazza Municipio. Info 334 3092 392. flowerstore@libero.it e su Facebook. Da oggi c'è Archimede e con Archimede risparmi fino al 25% sui costi della bolletta dell'energia elettrica. Archimede va installato subito dopo il contatore e con Archimede risparmi energia.
Archimede è partner di Radio Città e per informazioni chiama il numero 0824 31 36 73 o 339 44 55 829. Buonasera e benvenuti a Rock City Nights, un saluto da Donato Zoppo, lunedì 3 dicembre 2012, cominciamo questa sera la nostra, il nostro mese di dicembre per la nuovissima edizione di Rock City Nights, anzi ormai non più nuovissima visto che sono un paio di mesi che abbiamo ricominciato come sempre sulle frequenze di Radio Città Benevento 95.8 e come sempre ogni lunedì sera abbiamo anche l'ospite più amato dell'etere, anche se ospite non è perché sì, è il padrone di casa, nonché il magno... Sì. Di tutto. Deus Ex Machina, il nostro direttore, buonasera. Chiave dell'acqua, ci mancava, e qualche altra cosa, buonasera. E ruota di scorta. E a tutti i nostri ascoltatori per Rock City Nights. E stasera il nostro direttore è anche in veste di docente. Sì, ho una pupilla da istruire oggi. Sono fortunato che ho sempre belle donne da istruire dietro un mixer. E tra l'altro hai scelto anche sicuramente il programma più complesso e più temerario. Certo. E quindi quattro canali sul mixer. In bocca al lupo. Sì. Ben quattro canali sul mixer. Beh, in realtà sarebbero cinque, uno, quattro e mezzo. Sì. Benissimo. Allora, Rock City Nights come sempre lunedì sera con la nostra puntata Mountain Rock, con la quale vi segnaliamo un po' di nuova musica, ma anche due interviste a gruppi italiani, un'intervista ad un autore, uno scrittore rock. Vi ricordo come sempre ci tengo a dire una cosa, sì? Scusa se ti interrompo. Prego. Ma ogni puntata del lunedì di Rock City Nights è anche disponibile in webcast. Che bello. Sul nostro canale Ustream, e la trovate poi anche sul sito radiocittà.net nel link multimedia. Ed è la cosa per la quale dobbiamo ringraziare il nostro Mecherozzo? No, però se no. Vuoi, sì, okay. Grazie a Mecherozzo che è il nostro webmaster, perché ricordavo che doveva realizzare, c'è l'aria podcast anche, ecco, che è nata cosa, da poco. Okay. Sì. Grazie comunque a Mecherozzo, sì, per essere fatto di esistere e di tenerci il sito così ben ordinato. Esatto. E pulito tutti, sì, i giorni. Quindi vi dicevo, i nostri contatti 0824 313673 per chiamare in redazione, per gli sms graditissimi 329 2171 661, per le mail radiocitta@gmail.com, siamo in audio e video streaming su radiocitta.net, siamo su Facebook, c'è il gruppo di Radio Città Benevento, l'amatissima pagina fan di Rock City Nights, e c'è il profilo personale del sottoscritto nel nostro direttore Mario La Monaca, che è anche su Twitter con l'account di Radio Città Benevento. Cominciamo con i Leeches dal loro nuovissimo disco Underwater. Questa è Vanilla Coke. Stop.
starting to see it with the bottom. Questa era Vanilla Coke, tratta da Underwater, nuovissimo disco dei The Leeches, che ha in copertina un bel piragna gigante, ve lo faccio vedere in webcam, speriamo si veda tutto. Un signor piragnone. Sì, un piragnone. Sì. Purtroppo cominciamo il nostro mese di dicembre con una defiance, perché i Leeches che avevamo al telefono per un'intervista non si fanno vivi. Ma abbiamo il fratello dei Leeches. Il fratello dei Leeches. Sì, tipo il fratello di Parascandolo. Di Parascandolo, che al di fuori della campagna, chissà se sarà ricordato. Come no, sì, anche dice, oltre. Di rilevanza nazionale. Uff. Guarda, non oso immaginare. Speriamo di recuperare l'intervista di Leeches, perché è una formazione di punk rock tra le più interessanti che abbiamo in Italia, formazione lombarda, ormai da una decina d'anni. Questo è il loro nuovissimo disco, che si chiama Underwater. Tra l'altro è un gruppo che ha suonato molto dal vivo e che insomma si fa valere molto proprio sul punk, per questo spirito punk rock molto dissacrante. Hanno suonato anche di supporto a formazioni storiche come i Bad Religions, come lo stesso Danko Jones, come i Germs, quindi un gruppo di cui bisogna vantarsi, per lo meno molto hanno in comune con i Bad Religion, eh? Ma sì, sicuramente un punk rock molto immediato e melodico, ed è una formazione delle più interessanti in Italia di questa corrente. Direttore, allora, dimmi, nell'attesa, caro, di recuperare, sì, anche i Leeches, sperando che si facciano vivi quanto anche prima, perché voglio sapere, sì, di più sul piragnone nel booklet. Tu pensi che possa avere dei reconditi, significati simbolici? Beh, no, questo non lo so, per questo sappiamo. Aspetto di saperlo da loro, ma magari qualcosa possiamo saperlo tra le anche se questo è ora da panchettoni, Sì. Le 21 e 38. Quindi dici che stanno, sì, saranno nel bivacco più totale. Alla, certo, grande. Va bene, allora in questo caso mi lascio. Quest'ora il punker si fa la cresta, no? Si pettina la cresta. Quindi non sta guardando la partita, non ha fatto, no, la bulletta. Perché conoscendo colui che è punk, quindi sì, per cui anche con l'attitudine anarchica, sì, anarco-insurrezionalista, sì, non segue il calcio. Però vota alle primarie. Vota alle primarie, sì, ma soprattutto a quest'ora si è appena svegliato e ha la cresta ammaccata dal cuscino. È vero, quindi c'è tutta una lavorazione. Ci vuole lì imprese edili, cose del genere. Questo è vero, per non tirare è... su l'impalcatura. Non ero entrato nella psicologia della punk, sì, dovresti, quindi salterebbero tutte le interviste. È un universo meraviglioso. Sì. Sì, dovresti fare le interviste dopo mezzanotte. Okay. È un consiglio che ti do. Allora, la prossima la registriamo. Nel frattempo, ascoltiamo un altro brano da Underwater, nuovo disco dei Leeches. Questa si chiama Feeling Alright Tonight. I feel lonely.
questi erano ancora Licious dal loro Underwater, Feeling Alright Tonight. Ci sentiamo bene stanotte. Difatti, stanotte il direttore si sente benissimo e mi stava raccontando di giovani artisti che intraprendono discorsi con i propri arti, ma queste sono cose privatissime. Di cui... Beh, mica tanto. No, tutti prima o poi devono avere un rapporto anche intimo con i propri arti, soprattutto se si è maschietti. Ah, beh, questo sì, è vero, c'è tutta un'esplorazione, una scoperta. Sì, continua, costante, soprattutto in determinate... Oddio, no, quello non ha età ormai. Ecco. No? No, sì. Periodi della vita, va, mettiamola così. Sì, è vero, se non ha età sono periodi molto lunghi anche. Sì, appunto, vedi, parli da uomo ferito, ma sì, è così. Andiamo avanti, perché su queste cose potremmo poi intraprendere una tavola rotonda. Anni e anni. Di psicanalisi che presto Radio Città lancerà in onda. Sì, anche Freud aveva una mano, sì, anche due. Allora, ce ne andiamo a Detroit. Luogo discorsone per come riempire un vuoto di un'intervista. No, in realtà noi normalmente diciamo queste cose anche in privato. Assolutamente, appunto, anche in privato. Sì, sì, anche con le rispettive famiglie ci riuniamo a tavola e parliamo di dialoghi con se stessi, con psicanalisi, fantastico, e quant'altro. Il mio io più recondito. Sì. E recondito anche l'io sicuramente di questo artista di Detroit che si chiama Brad Russell. Un bassista che ha fatto le cose in grande, perché nel suo nuovo disco Let's Hear It ha fatto scendere in campo due pezzi grossi come Joe Satriani e Greg Bissonette, che suonano in questo album di soli 5 brani. Brad Russell si muove fra il funky rock, la fusion e l'hard rock, infatti quando ci va giù pesante lo sa fare molto bene, e proprio il brano che facciamo ascoltare ha come ospiti Joe Satriani e Greg Bissonette, si chiama Zatac.
Brad Russell era Zatak dal suo Let's Hear It con Joe Satriani, sempre riconoscibile, Greg Bissonette, mano pesante, polso pesante da fabbro, particolarmente apprezzato soprattutto in questo brano del bassista di Detroit. Torniamo in Italia. Direttore, hai visto che oggi... Cosa? Mi sta venendo in mente che oggi ieri Obama ha accolto le Zeppelin. No, yeah. Non tutti sanno, dobbiamo dirlo, sì, che Obama ha chiamato anche noi. Perché noi abbiamo detto no. Abbiamo rifiutato questa onorificenza, sì, per la grande diffusione della cultura rock. Lui ci voleva fortemente a Washington, sì, ma noi eravamo troppo, come dire, tentati dal andare on air anche oggi, non ci avremmo fatta in tempo. In realtà c'è un'altra motivazione, su questa motivazione il direttore e io siamo in conflitto. Dobbiamo votare alle primarie? No, è che ci ha invitato anche Tabacci, tu però non vuoi venire, io invece ho deciso di andare. Ma il Tabi, il compagno marxista Tabi, non viene prima di tutto. È un simpaticone, sì, mi ricorda quei mostri sfigati dei film horror, delle parodie... Sì. Parliamo di cose belle. A me ricorda Bruno Vespa che ha inguaiato Spatolini, non lo so, oddio, una cosa strana, credo, un mix. Che immagine. Lo so. Devastante. Torniamo in Italia a scoprire il nuovissimo disco degli Iceberg, formazione di Pavia che dopo un po' di anni di attività e assestamenti vari è uscita col suo disco d'esordio che si chiama Caro Tornado, formazione che deve molto ai Verdene, allo Stoner Rock. Il brano che ascoltiamo da questo album di debutto si chiama Nagasaki Blues, Iceberg. Yeah.
Questi erano gli Iceberg Nagasaki Blues dal loro nuovissimo disco Caro Tornado. Prima di andare in pubblicità ce ne torniamo, andiamo di nuovo all'estero ad ascoltare una formazione francese che si chiama Trans Bohème, formazione molto interessante. Questo è il loro disco d'esordio Desert, dedicato ai deserti, difatti la carovana in copertina presenta nella maniera migliore questa band, che però non si muove come prevedibile nel rock etnico, bensì cerca una via di mezzo fra il progressive, il metal, la fusion e chiaramente la musica medio orientale. Lo testimonia benissimo questo brano che si chiama Hounds Parade. Thank you.
City Nights. Spot. Radio Città Benevento è anche nel web. www.radiocittà.net. News aggiornate costantemente. Attualità, cronaca, politica, arte, cultura, video e reportage. Radiocittà.net è musica. Recensioni, eventi live, interviste e i podcast dei programmi di Radio Città Benevento. E poi web radio e web TV in real time. Radio Città Benevento ti aspetta anche online. www.radiocittà.net. Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. DR Motor e Sparandeo Auto, il nuovo si affida alla storia. Vieni a scoprire stile, economicità e innovazione made in Italy dei modelli DR Motor nel nostro showroom. Inoltre auto a chilometri zero e usato di qualità per combattere la crisi. Sparandeo Auto, esclusivista DR Motor per Benevento e provincia. Investi in affidabilità, qualità e assistenza post vendita, a garanzia di un concessionario storico. Sparandeo Auto è in via Ponticelli a Benevento. Info 0824 31 05 55. Flower Store, a Casalduni in Piazza Municipio. Fiori, piante, addobbi, allestimenti per interno ed esterno, matrimoni, cerimonie e tutte le ricorrenze. Flower Store è oggettistica, articoli da regalo, bomboniere, partecipazioni e ancora gioielli, Swarovski, è rivenditore della giostra delle metamorfosi. Flower Store effettua consegne a domicilio. Cosa aspetti? C'è Flower Store a Casalduni in Piazza Municipio. Info 334 3092 392. flowerstore@libero.it e su Facebook. Da oggi c'è Archimede e con Archimede risparmi fino al 25% sui costi della bolletta dell'energia elettrica. Archimede va installato subito dopo il contatore e con Archimede risparmi energia. Archimede è partner di Radio Città e per informazioni chiama il numero 0824 31 36 73 o 339 44 55 829. Rock City Nights. Torniamo on air con Rock City Nights, come sempre. Fatto uno scherzo. Mi ha fatto uno scherzone. È il direttore che fa gli scherzoni. Proprio stasera, che investe di docente, fa gli scherzoni. E questo conferma che Rock City Nights è imprevedibile come trasmissione. Si può imparare di tutto, ma anche il contrario di tutto. Come piace a noi, certo. Come piace a noi. Torniamo on air dopo la pausa pubblicitaria. Il brano che avete ascoltato in sottofondo, che state ancora ascoltando, è dell'artista che andiamo a intervistare. Lui si chiama Alberto Rigoni, ottimo bassista che seguiamo a Radio Città da un bel po' di tempo. Three Wise Monkeys, il suo nuovissimo disco con un bel po' di ospiti, e ve lo presentiamo proprio con il brano che dà il titolo all'opera, Three Wise Monkeys. Fighting for your dreams, and you're breaking all
Three Wise Monkeys, questo è il brano che dà il titolo al nuovissimo disco di Alberto Rigoni, una gloria tutta italiana, e ce l'abbiamo ai nostri microfoni. Ciao Alberto, buonasera. Ciao carissimo, piacere sentirti. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Complimenti per questo tuo nuovo disco, che come sempre è un disco italiano, ma con una dimensione internazionale, non soltanto per le sonorità, ma anche per gli ospiti, e parleremo anche di questo. Noi ti abbiamo lasciato con un disco di Funky Soul, e adesso sei ritornato con un nuovo progetto che è un tuo solista. Che differenze ci sono fra le altre cose che tu curi e questo album Three Wise Monkeys? Ma innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, troppo gentile. Ma diciamo che il mio progetto solista è più orientato al progressive rock, e con influenze magari anche fusion, ma fondamentalmente progressive rock. Sì. Mentre l'altro progetto che appunto che avevi già fatto sentire era Lady and the Bass, che invece è proprio un genere totalmente diverso, perché direi pop elettro, un po' sperimentale, anche discretamente commerciale, sì. Passiamo il termine, però diciamo orecchiabile, ecco. Chiaramente il mio progetto è un pochino più per una nicchia di ascoltatori, insomma, trattandosi appunto di un genere un po' non proprio semplice al primo ascolto, insomma. Per quanto il brano che abbiamo ascoltato, quello che dà il titolo al disco, è un brano molto... Sì, quasi hard rock. Sì, sì. Con influenze varie, anche un po' metal, forse. Ecco, parlaci sì, quello sicuramente non è un brano particolarmente difficile, diciamo, l'ascolto. Chiaramente bisogna essere un po' abituati al genere, insomma. Senti, le anime che tu hai messo insieme in questo disco, quali sì. sono? Mi parlavi di... accennavi a questo insieme hard rock, progressive... Ma tu intendevi, scusa, non ho capito, ho sentito male. In generale la tua musica, in questo disco in particolare, è il frutto dell'equilibrio fra diverse anime. Ad esempio Three Wise Monkeys, il brano che abbiamo ascoltato, più proiettato sull'hard rock, ma c'è anche dell'altro. Assolutamente, ma c'è molto prog, nel senso che ad esempio il secondo brano, che si intitola Mizaru, è un brano strumentale, e io credo, almeno anche da quello che ho sentito dire da chi ha ascoltato, ha influenze un po' anche alla Dream Theater, sì. band con cui ovviamente sono cresciuto, e come dico sempre, se non ci fossero stati loro non avrei neanche iniziato a suonare. Ci sono altri brani più orientati al basso, come ad esempio Kikazaru, dove ci sono quattro bassi sovraincisi, dove però diciamo l'atmosfera è sempre un pochino quella del progress, insomma. Sì. Io ricondurrei tutto al termine progressive, anche se non è un progressive classico, è un po' un mio progressive, sì, senza voler esagerare, nel senso che non l'ho certo inventato io, ma nel senso che come per tutti i miei dischi è difficile inquadrarlo in un genere proprio preciso, perché le influenze sono veramente tante. C'è un altro brano, si chiama Free Falling, ad esempio quel brano lì è molto, è tra il funky e il metal, ad esempio, sì. quindi è proprio difficile
diciamo che se proprio devo ricondurlo un genere, quello del progressive, ecco. Senti, semplicemente anche per la varietà. Certo. Che differenze ci sono fra questo Three Wise Monkeys e i tuoi precedenti album da solista? Ma il primo album, Something Different, che è uscito nel 2008, era molto più sperimentale. Ho usato molto di più anche batterie elettroniche, molti effetti sul basso, e lì proprio c'era una varietà. La varietà dei brani era proprio la caratteristica principale, perché si passava veramente dal rock al pop, addirittura al funky, al metal, cioè ogni brano era sostanzialmente diverso. Sì. Era totalmente diverso. Il Rebirth invece è il secondo disco, che ha visto anche la collaborazione di artisti come Gavin Harrison, batterista di Porcupine Tree, era già un po' più progressive, però un progressive secondo me un pochino più soft, mentre il terzo, questo secondo me è quello più heavy tra tutti e tre. Sì. Diciamo che si sta delineando un po' il mio percorso. Bene, prima di andare avanti c'è un saluto dell'ottimo Massimo Max Salari, grande donato, splendido programma, scaletta interessantissima, saluta Alberto Rigoni, noi grandissimo, lo salutiamo, Max, salutamelo, che è un grande appassionato e sostenitore dell'ottima musica. A proposito di ottima musica, certo, a proposito di ottima musica, un'altra caratteristica che ti contraddistingue è la scelta di ospiti. Nel brano che abbiamo ascoltato prima, la voce inconfondibile, c'era Göran Edman, che ricordiamo, grande vocalist svedese, ricordiamo di Screaming Vine Malmsteen ad esempio. Per questo nuovo album quali sono gli ospiti che hai scelto oltre a lui? Beh, sicuramente oltre a Göran c'è Kevin Moore, ex tastierista, sì, di Dream Theater, e per me è stato un grandissimo onore averlo nel disco, perché è sempre stato il mio idolo, insomma, da quando ero giovane. Kevin Moore, che ha suonato nel secondo brano del disco, che è il brano strumentale di cui parlavo prima. Abbiamo Mark Cross, ex batterista degli Halloween, sì, dei Firewind, poi c'è Simone Mularoni di DGM, Tommy Armolli dei Twin Spirits, Paolo Valli, batterista, turnista, che suona anche con Vasco Rossi, Laura Pausini, che però ha un'anima molto metal, anche, sì, prog metal, anzi direi. Abbiamo Sebastian Persini, che è un batterista argentino. Abbiamo Misteria, che è un pianista e tastierista italiano, molto conosciuto nell'ambito, diciamo, metal, rock comunque. Altro giovane batterista meno conosciuto si chiama Paco Barillà, molto bravo, che è quello appunto che ha suonato Three Wise Monkeys, che ha solo 16 anni adesso. Pensa. Quindi direi un giovane, un prodigio, un giovane, un bambino non tanto, un fan prodigio, ma un po' più cresciuto. Sono contento di vedere che ci siano dei ragazzi così bravi e appassionati, perché insomma portano avanti la tradizione del prog. Alberto, sì. Sì. No, questi dovrebbero essere quasi tutti. Adesso non mi ricordo, sì. Federico Solato, le tastiere, che poi ha anche mixato il disco, ma non posso dimenticarmi assolutamente di lui. Certo. E Jonas Eriksson alla voce, che è il cantante svedese che ha cantato anche nel mio disco precedente. Altra domanda riguarda la scrittura di questi brani. Tu sei un bassista, potrebbe essere, come dire, una via più immediata e più semplice per te scrivere ponendo il basso al centro, invece la cosa interessante è che tu scrivi pensando ad un gruppo, giusto? O perlomeno sì, questa è l'impressione, sì, dagli ascolti. Diciamo che fondamentalmente tutti i brani di per sé nascono da dei riff di basso. E poi alcune volte li immagino strumentali, altre volte invece li immagino cantati. Nelle volte registro ad esempio linee vocali col basso proprio, che fa le melodie, e a quel punto decido se tenerla come canzone puramente strumentale, bassistica, oppure se trasformare quella linea melodica poi nella voce. Quindi sì, cerco comunque di pensare proprio a una band fondamentalmente, e dare spazio a tutti gli strumenti assolutamente. Questo progetto di Wise Monkeys poi troverà una realizzazione anche dal vivo, oppure lo hai pensato solo come progetto di studio? Ma vediamo, è un po' difficile, nel senso che tendenzialmente i miei dischi sono dischi da studio. Il problema è che avendo anche così tanti guest, così tanti ospiti, poi risulta difficile ricreare quel suono, no? Certo. Che voglio dire, è unico
perché ogni artista dà un contributo fondamentale. Quindi è un po' da valutare, da un certo punto di vista mi piacerebbe, dall'altro è impossibile chiaramente avere tutti questi ospiti dal vivo, a meno che non si abbiano dei budget spropositati, però sto pensando sì, comunque di formare una band che riproponga insomma nei brani, con calma però, perché noi ci siamo sentiti solo l'anno scorso che avevo appena pubblicato l'altro disco, sì. Ti lascio immaginare. Senti, visto che sei iperattivo, è l'ultima domanda prima di salutarti, visto che sei iperattivo e inarrestabile, che cosa bolle in pentola per il futuro? Immagino ci sia già qualcosa di nuovo in arrivo, o ti stai riposando? Ovviamente, non mi fermo mai, appunto, tutto stesso, ma bolle che stamattina tra me e me pensavo che il quarto disco, se ci sarà, con calma, molta calma, sì. Vorrei che fosse proprio un concept con brani molto lunghi, per dire alla Change of Seasons dei Dream Theater, stamattina stavo proprio ascoltando Age of Impact, Explorers Club, sì. È presente quel disco, sì. Molto bello, e quindi ho questa cosa in mente. Poi nel frattempo ci sono comunque altre prospettive, adesso vediamo un attimo, ci sono delle band che mi hanno contattato, vediamo un po', per ora non dico ancora niente, finché non è definito. Ci risentiremo molto presto, allora un grazie ad Alberto Rigoni, vi consigliamo vivamente l'ascolto del suo disco solista nuovissimo, Three Wise Monkeys, ve lo riproponiamo con un altro brano che si chiama Iwazaru.
questa era Iwazaru da Three Wise Monkeys, il progressive rock a tinte molto hard di Alberto Rigoni, giovane bassista veneto che seguiamo con attenzione anche perché ha questa capacità di passare tranquillamente da queste sonorità più accese al funky rock, come ad esempio ha fatto con il progetto The Bastards insieme al nostro Simone Vignola, altro grande talento delle quattro, ma nel loro caso anche cinque e sei corde. Restiamo in Italia con un altro personaggio molto interessante che opera però in un ambiente completamente diverso, sto parlando di Tom Galizia. Qui entriamo nel rock più tradizionale, anche molto springstiniano, è il caso di Puzzo di Benzina, il suo nuovissimo disco pubblicato da Effetto Note. Da questo album vi presentiamo un brano meno acceso, più rilassato, che si chiama I Giorni. Mi piace camminare dando calci alle lattine, pensando alla fortuna di essere qui. Ho un credito di giorni che mio Dio mi ha anticipati, li tengo nelle tasche, io son così. Rimango qui sola a guardare la gente passare, come se mi aspettassero giorni migliori o giorni speciali solo per me. Qualcuno li ha giocati alla roulette dei sogni, qualcuno si è distratto e li ha perduti, c'è chi li ha lavorati e poi c'è chi se li è bruciati. Insieme bevo un birra dentro a un bar e rimango qui sola a guardare la gente passare, come se mi aspettassero giorni. I Giorni era Tom Galizia dal suo nuovissimo disco Puzzo di Benzina. Stasera, ascoltando gli artisti italiani, caro il mio direttore, abbiamo alternato il grande hard rock di Alberto Rigoni al rock più blue collar rock, quello più springstiniano. Questa sinusoide che proprio ogni volta non è male. No? Ci si diverte alla grande, con anche questo linguaggio giovanilistico. Oh, finalmente, sì. Che poco ci si addice. Ma quando mai? Allora, chiudiamo la nostra rubrica del lunedì, come sempre con lo spazio dedicato ai libri musicali, ovvero libri che suonano. Questa sera ne parliamo di uno molto molto interessante, di cui si sta parlando moltissimo. L'autore è Fabio Zuffanti, il testo è O Casta Musica, pamphlet ribelle contro la mala musica, pubblicato da Volo Libero. Ciao Fabio, buonasera. Ciao Donato, ciao a tutti. Fabio, noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa in radio parlando di Ostsonatene, accennando al casus belli, all'episodio di una lettera inviata a Repubblica che ha scatenato un putiferio, ma anche un grande sostegno da parte di musicisti addetti ai lavori. Quella lettera è diventata libro, è diventata O Casta Musica, pamphlet ribelle contro la mala musica, ed è un atto sicuramente di coraggio, ma anche d'amore verso la vera musica, non quella lì che trova spazio grazie a spinta a dinamiche di casta. Questo credo sia il senso del tuo libro. Ma la mala musica contro la quale ti scagli qual è? Guarda, in realtà la musica è tutta bella, diciamo questo. Cioè, la musica
anzi, diciamo di più, non c'è musica bella e musica brutta, ci sono gusti, c'è musica data in pasto, diciamo, al pubblico, che poi può piacere o non piacere. La tematica di base che affronto nel mio libro è che, da quello che si vede negli ultimi 30 anni, solo un genere musicale è stato dato in pasto al pubblico, ovvero la musica pop di facile consumo, musica pop più o meno banale, ma questo appunto lo decidono gli ascoltatori, mentre tutta una larghissima fetta di musiche interessanti sono tenute in una sorta di nicchia, anzi in una nicchia vera e propria, e tale deve rimanere. Quindi sembra che non ci sia spazio per nulla che non sia altro che la musica pop. Questo a grandi linee è quello che dico nel libro, poi chiaramente mi soffermo sui vari aspetti che tutto questo comporta. Esistono delle responsabilità, esistono dei responsabili, tu indichi stampa, network, televisioni, quindi ti sei fatto un'idea un po' di quelli che sono i responsabili di questa mala musica e soprattutto della nascita di questa vera e propria casta musicale. Beh sì, diciamo che io ho individuato specialmente in alcuni DJ che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, hanno cominciato a prendere in mano le redini di quelle che una volta erano le radio private, che avevano veramente una grande libertà di mandare tante musiche diverse. Sì. Hanno dei personaggi dai gusti musicali molto semplici, che si parla di dance, si parla di pop di facile consumo, hanno imposto comunque i loro gusti, facendo in modo che appunto la musica si ascoltasse da 30 anni a questa parte fosse soltanto di quel genere, perché loro era quello che amavano. Loro hanno preso il potere e hanno imposto questo genere di musica. Chiaramente poi ci sarebbero tanti altri aspetti, diciamo che la colpa non è tutta loro, il mercato comunque è cambiato tantissimo negli ultimi 30 anni. Ma diciamo che una buona fetta di colpa, a mio avviso, ce l'hanno loro. Senti, c'è un ambiente che nel corso degli ultimi tempi ha avuto particolare esposizione mediatica, che è quello del cosiddetto indie, e tu hai focalizzato un po' la tua attenzione su questo cosiddetto rock indipendente, che poi alla fine tanto indipendente non è. Ci spieghi che cos'è secondo te? Ma guarda, me lo sto cercando di capire anch'io da molto tempo, perché il rock indipendente dovrebbe essere in realtà un rock slegato appunto dalle logiche delle major e quindi al limite anche non commerciale, al limite che esplora diversi campi musicali e fa evolvere, diciamo, la musica. Mentre in generale mi sembra che la musica indipendente italiana in questo momento sia in una fase veramente tremenda. Ti dirò di più, posso ancora capire i fan di Emma o delle persone, dei ragazzi usciti da Amici, i fan della musica più facile, diciamo anche banale, che c'è in giro. Non riesco a capire il successo di alcuna musica indie che si trova in Italia in questo momento, che secondo me è oggettivamente brutta. E quando dico oggettivamente brutta parlo di fenomeni come Brunori, di I Cani e compagnia bella, nel senso. Eppure c'è un pompaggio totale di questo genere di cose che veramente non riesco a capire da che cosa si sia sviluppato e come mai abbia tutto questo riscontro. Ecco, però una risposta da te la vogliamo, perché rispetto a questo, certo, a questo pompaggio, mettiamoci nei panni di un giovane artista, di una giovane band che si trova ad aver prodotto magari con tanta sicuramente con tanta fatica un disco, si trova di fronte ad una possibilità, quella cioè di farsi ascoltare, si troverà anche di fronte ad una vera e propria casta, per cui ci sono meccanismi che in qualche modo tu hai spiegato, hai ipotizzato, no? Che mi stai chiedendo come mai certi artisti si trovano davanti a questo genere di cose? Io credo che in generale non bisognerebbe mai fare parte di nessuna casta, bisognerebbe fare la propria musica che si ha in mente, e questo è la cosa basilare. Mi dà molto fastidio che ci siano appunto situazioni pompate all'eccesso, quando non c'è, cioè manca veramente una sorta di vero spirito critico in questo momento, per capire che cos'è buono e che cosa non è buono, e quello che non è buono secondo me non dovrebbe essere così tanto pompato, casta o non casta, cioè, spero di essere chiaro in quello, certo, che dico, perché veramente, cioè,
trovo moltissime situazioni molto molto brutte, brutte a livello musicale, e non capisco perché veramente gli viene dato questo spazio. Fabio, c'è un intermezzo nel tuo libro, una seconda parte, in cui hai scritto delle lettere a degli artisti o a cosiddetti addetti ai lavori, da Morgan a Mara Maionchi. Perché questa scelta epistolare? Che cosa hai rimproverato, hai segnalato a questi personaggi? Beh, questa parte è, diciamo che è nata quando il libro era già finito. Sì. Un giorno mi è venuto in mente comunque di inserire questa parte centrale che fa da fine della seconda, prima della prima parte, una specie di intervallo, di intermezzo tra la prima parte, dove ci sono le mie elucubrazioni su quella che è il mondo musicale italiano, e la seconda parte dove intervisto degli altri personaggi. E in questa parte centrale ho pensato di prendere appunto una serie di personaggi, alcuni esistenti, alcuni tristemente deceduti, defunti, e scrivere loro delle lettere, perché mi sembrava giusto, appunto, a una Mara Maionchi, ad esempio, che in una puntata da Amici ha detto a un ragazzo che faceva un pezzo di Baglioni di essere vecchio, mentre tutta la puntata che eseguivano pezzi soul degli anni 60, sì, e quelli invece risultano moderni e non si capisce come mai. Oppure a Morgan, che fa troppa televisione, mentre uno con la sua cultura potrebbe veramente dare in pasto al pubblico tanta tanta saggezza, tante cose, quindi potrebbe secondo me fare molto altro, eccetera eccetera, questo tipo di cose. Fabio, che cosa, tu sei musicista di lunga esperienza, hai avuto molti contatti, hai tuttora molti contatti anche con l'estero, quindi con realtà musicali in cui indubbiamente la meritocrazia non è una bella parola a fine elettorali, ma è una realtà vera e propria. Che cosa ti senti di consigliare a un giovane artista, ad una giovane band che si trova a dover fronteggiare le meccaniche di questa casta musicale? Tener duro o cosa? Beh sì, assolutamente sì, tenere duro e cercare innanzitutto di coltivare il proprio talento, perché senza talento è inutile fare tutti questi discorsi, nel senso, il mio discorso parte veramente da una meritocrazia totale, meritocrazia nel sapere fare musica e nel saper proporre della musica che sia valida e che questa musica valida sia considerata e quindi sforzarsi di fare musica valida innanzitutto, soprattutto nell'ambito della composizione. Io sono un fautore più che della tecnica strumentistica, dello studio sulla composizione, sì, che non vuol dire a tutti i costi mettersi a studiare i manuali di armonia, certo, ma comunque sviluppare quella che è veramente, perché c'è tanto bisogno in questo momento in Italia di buona musica. Non importa se è suonata bene o suonata un po' meno bene, ma comunque ci vuole tanta buona musica. Quindi il mio consiglio è proprio darci dentro per quello che riguarda la composizione. Fabio, tu hai fatto un lavoro di grande promozione per il tuo libro, l'hai presentato dal vivo, ed è un libro che ha sollevato comunque tanti interrogativi, tante domande, ma anche tante adesioni. Sei soddisfatto un po' della risonanza mediatica che ha avuto? È quello che ti aspettavi? Sì, sono molto soddisfatto, è una cosa che in questi giorni mi sta dando ancora più soddisfazione. Sono una sorta di lezioni che sto tenendo all'Università Cattolica di Milano, sì, dove si affronta con gli studenti, si affrontano i temi di questo libro in una classe che in un corso che è un master in comunicazione musicale e marketing, sì, e incredibilmente trovo tantissimi giovani che la pensano come me. Ci sono anche quelli già instradati che dicono che il mercato dice delle cose, quindi non bisogna andare contro il mercato, ma per fortuna ci sono tante menti ancora portate verso l'utopia che qualcosa possa veramente cambiare, anche perché il mercato è una situazione tremenda, sì, quindi o ci si inventa qualcosa per delle vie alternative, che possono essere anche delle vie apparentemente suicide, per cambiare tutto, oppure così avanti non si ci può andare. Quindi sì, sono molto soddisfatto e ti dirò di più, vorrei ripetere l'esperienza di questo libro, però magari scrivere un qualche cosa questa volta di un pochino più propositivo, perché in questo libro mi sono limitato a fare molte domande più che a dare delle risposte. Noi tra l'altro dobbiamo ringraziarti, perché c'è una parte finale del testo in cui ci sono dei consigli, ovvero anche in merito alle radio, consigli una serie di emittenti che, certo, secondo te fanno musica altra, musica diversa, quindi c'è anche Radio Città Benevento. Per questo ti ringraziamo. Salto velocissimamente di palo in frasca, perché Fabio Zuffanti non è soltanto scrittore, ma è anche e soprattutto musicista. Che cosa bolle in pentola? Cosa sta per arrivare da parte tua? Due cose molto importanti per me, che sono innanzitutto la rappresentazione teatrale dell'ultimo album di Ossonate, The Ancient Mariner,
che il 16 dicembre rappresenteremo in teatro qui a Genova, appunto con un grande sfoggio di multimediale, di danza, videoproiezioni, musica dal vivo, cantanti, una cosa molto, molto bella che filmeremo per un DVD. E poi il nuovo Maschera di Cera, che uscirà il 15 di gennaio, un disco molto particolare che sarà una bella sorpresa. E avete tirato fuori di recente anche un video, giusto? È uscito il video da pochi giorni, da due giorni. Bene. È visionabile su YouTube, La guerra di mille anni si intitola. Grazie di cuore a Fabio Zuffanti, lo riascolteremo presto per questi nuovi progetti. Vi consigliamo ancora una volta la lettura di O Casta Musica, Panferi Belle contro la mala musica. Il libro di Fabio Zuffanti, pubblicato dalla Volo Libero, tra l'altro è un bel tascabile, solo 12 euro, per cui consigliatissimo. Noi siamo in chiusura, vi ricordo che siamo in replica domani sera alle ore 20 e che poi ci risentiamo prossimamente, non mercoledì, perché per motivi strettamente personali, che anche il direttore anzi non conosce ancora, Rosy Night non va in onda, ma ci sentiamo direttamente venerdì sera per la nostra Time Machine. Chiudiamo con una nuovissima progressive band inglese, si chiamano Teen Spirits, e nelle loro file c'è anche Dave Gregory, che ricordiamo con gli XTC. Il nuovissimo album si chiama Wire to Earth e questo è Brad Swallow. Buonanotte. My Mr. Lover, Lover, lamp has gone out. It's nothing serious, but give me a shout. I'm strung out on the ledge, reminded of you. Continuous, but loving the view. And now you're listening, I've nothing to say. This is nothing but a dot on the sun. To the sun.
City Nights. Radio Città. Radio Città. Rock Night.